stato già stamattina in prefettura Benevento e poi sono venuto qui ad Avellino. Stiamo facendo il punto della situazione, quindi sia col prefetto di Benevento che col prefetto di Avellino abbiamo esaminato la situazione e riteniamo che in questa fase non sia necessario l'uso dell'esercito, la richiesta di esercito. Siamo almeno in questa fase in grado assolutamente di fare da soli. Poi abbiamo messo su un sistema per approvvigionarci di mezzi e attrezzature, quindi le richieste che i comuni e le province fanno giungono a noi. Io stamattina, prima di venire in giro per la Campania, ho fatto un accordo con tutte le associazioni costruttori della regione Campania, in modo che abbiamo un filo diretto con intere associazioni, non con singoli imprenditori, e le associazioni ci danno immediatamente i mezzi che a noi servono. Quindi mano a mano che ci vengono chiesti gli automezzi, noi li forniamo, anche perché ieri il governo, nella riunione a Palazzo Chigi che abbiamo avuto, ci ha garantito la copertura economica completa per questa emergenza, quindi riusciamo a lavorare avendo disponibilità economica. Assessore, alcuni sindaci dell'Altirpinia dicono di aver bisogno dell'esercito. Perché è stata presa questa decisione di non farlo arrivare? Perché siamo in grado di mandare noi i volontari e gli automezzi, perché poi se l'esercito non è in grado di avere le attrezzature necessarie non serve a nulla. Ma questa è una decisione che spetta al prefetto, e il prefetto ritiene che non sia indispensabile in questa fase. Quindi ci dicano i comuni di cosa hanno bisogno, di qual è il problema, la soluzione la troviamo noi. Non pensa che l'esercito doveva arrivare già qualche giorno fa? Con quali automezzi? Con quali attrezzature? Gli automezzi dell'esercito? L'esercito dello Stato, le automezzi sono già tutti impegnati, quindi arriva con quali automezzi, con quali attrezzature? Se ce le dobbiamo fornire noi le attrezzature, allora forse non serve l'esercito. Bene abbiamo fatto, perché così già nei primi giorni, siamo tra le poche regioni che già nei primi giorni avevamo lo strumento legislativo che era l'emergenza regionale e questa disponibilità finanziaria iniziale di 500.000 euro, ma adesso il governo nel frattempo ha proclamato l'emergenza nazionale, il prefetto Gabrielli e il commissario ci garantisce la copertura economica complessiva per l'emergenza si intende sicurezza dei cittadini, i danni sono un altro capitolo ma si vedranno in un secondo momento. In queste ore l'unica nostra preoccupazione è la sicurezza dei cittadini. Qui in prefettura, mano a mano che arrivano le richieste, noi le adempiamo. Adesso il problema dei mezzi alimentari è un problema più generale, perché se si bloccano le autostrade diventa la fornitura difficile un po' ovunque, ma è un caso che lei ha citato, è proprio un caso di cui stavamo discutendo adesso siamo in contatto con il comune per capire cosa è che servono, se servono gruppi elettrogeni. Naturalmente a noi servono richieste specifiche, non serve un gruppo elettrogeno, perché un gruppo elettrogeno può essere di piccola potenza, di media potenza, di grande potenza, quindi anche i sindaci ci devono aiutare con richieste chiare e non con richieste generiche.